Io non sono nessuno a parlare con Silvia, è una donna come te, di spettacolo, molto più grande di me, che rispetto da tutti i punti di vista. È proprio una constatazione che ho fatto io, perché secondo me, visto che io vedo che tu ci rimani male e ti sento a volte quando fai le battutine tra te e te, allora dico, perché non porti avanti una tesi? Quindi se penso una cosa, poi a testa dura, cioè dritta come un treno per la tua strada, dillo. C'è una cosa tipo, ci sei rimasta male perché Stefania ti sentivi trascurato e esclusa, vai e diglielo. Ci sei rimasto male perché Tommy in questo momento non ti dava attenzione, vai e diglielo. No, c'è qualcosa di me che non ti piace, vieni e dimmelo. Filippo, non mi piacciono le uscite, allora, vai e diglielo. Se sono cose che riguardano, hai perfettamente ragione, se sono cose, avrai notato, che riguardano me, sono molto immediata. Come ieri la roba del professionale che ti ho subito detto, che tipo la Stefania mi fa vieni dentro e tu fai no, tu stai fuori. No, capito? No, ma te, ti ho spiegato. Subito, e io ti ho spiegato. Però vedi, in questo senso, io vado e te lo dico subito. È fatto bene, perché così... fare la stessa cosa con tutti. Dritta col treno, ti feriscono, diglielo. Non condividi, diglielo. Dritta. Puoi però, farlo, sì, è vero. Hai la proprietà di linguaggio, allora, l'intelligenza, lo faccio, il diritto. No, invece cose che riguardano me, io tendo a pensare che sono io che sono sbagliata. No, non è sbagliata, quello. Che ho una sensibilità maggiore. Ho maggior ragione che riguarda me. No, maggiore, ti spiego. Perché se io vedo, perché se tu facessi finta di niente, però io tante volte ti sento che fai la battutina o borbotti, per questo dico, vai e dillo. Hai ragione. Con chiunque sia, non hai paura. Hai ragione, grazie. Se tu mi vedi che lo faccio di nuovo, vieni subito a dirmelo. Perché io qui devo imparare. Certo. Perché io sono un po' vecchio. No, ma no, non è che devi imparare. No. Certo non da me che sono l'ultima, però... Cioè, a me insegnavano a stare zitta. Beh, non mi sembra che tu stia zitta. No, no. Però diciamo che ovviamente vengo da una generazione dove ti insegnano a stare un po' zitta. Io magari poi più rigidità. Più rigidità. Cioè, lotti per tante cause, lotta per te stessa, esatto, che è la causa primaria. E lo so. Grazie.